Vediamo un esemplare di cross countrista attillato sui monti dove osano le aquile. Ragazzi, mi sa che rimango qui. Dopo avervi presentato la nuova Specialized Epic con Daniele, insieme a Simone vogliamo fare un confronto davvero davvero stuzzicante, sì. Ovvero sospensione intelligente elettronica Fox Live Valve sulla Giant Anthem in questione e sospensione intelligente completamente meccanica idraulica. Bene, un ragazzi. Paragone, un confronto molto interessante, sì. Stuzzicante, che dici Daniele? Sì, interessante, perché comunque sono i due sistemi intelligenti più diciamo che uno è un sistema meccanico, un altro un sistema elettronico. A mio parere magari l'elettronica riesce ad avere una risposta più veloce, ma non è detto, quindi proviamo un attimino. Diciamo che dobbiamo analizzare i pro e contro, pro e anche contro di entrambi. Esatto, come leggerezza, ingombri, esatto. Versus poca, un po' più di ingombro, sì, tanti passaggi, tanti fili per i cavi, esatto, e soprattutto ragazzi oggi lo faremo in un contesto montano, quindi sì. un po' fuori dall'ambito dei circuiti, diciamo, cross country lo porteremo un po' al limite, esatto, dai. Esattamente, ci proviamo. Sì, ma tanto vi conosco, lo so quello che esce fuori oggi. Va bene, andiamo. Com'è? Figa, bei posti, bellissimi. Qualche passaggetto, siamo un po' all'estremo, sì, diciamo, con queste cross country. Non proprio da divertente. Cross country, però siamo, a parte i limiti che si trovano alle gomme. Ma più che altro è il reggisella alto, ragazzi? Ma no. Guarda, sinceramente non è quello il fastidio. Però come diceva Daniele, le gomme qui si portano, cioè, comunque è una gommetta molto scorrevole in questo caso, come quella di Daniele. Sì, quindi qui è uguale. Sì, sullo smosso diciamo che non sono il massimo, però la portiamo diciamo giù. Che reggisella su queste bici qua con le geometrie moderne, sì, però comunque è molto meno influente rispetto a bici di una volta, ecco. Sospensioni io, Daniele, non so, comincerei col dire come, sì, l'abbiamo, come settate. L'abbiamo settate. Allora, esatto. Innanzitutto Daniele, tu qui ancora ne hai, eh? Sì, tanto sì, giusto per dirtelo. Dovrebbe anche dietro esserci un token dentro, ok, e quindi però lo lascio perché voglio vedere, diciamo, un po' il comportamento per ora, poi vediamo. E per quanto riguarda il setup, allora, dato che siamo sulla forcella, io utilizzo il rebound circa a metà, diciamo uno o due click più sfrenato, più veloce. E il brain fade ha un click dal tutto chiuso, mi piace bella ferma, però un vantaggio può essere anche un contro, dipende un po' dai gusti della nuova forcella brain. Già dallo scorso anno in realtà la cartuccia è quella, è che all'inizio, i primi 2 cm, c'è un po' di gioco. Sensazione, sì, che magari chi
fa gare potrebbe dare anche un po' fastidio all'inizio, perché sui pedali un pochino si sente, poi però blocca. Soltanto che per me può diventare anche un vantaggio sulla chi per chi ama la guida, perché in curva, per esempio, quando serve che l'anteriore copri un po' il raggio della curva, questa asseconda il terreno, quindi si comporta come una sospensione tradizionale. Poi dopo, quando deve essere più ferma, è più ferma. Invece il vecchio Brain era un po' scorbutico, andava un po' a scatti, quindi si può comunque personalizzare con un intervento all'interno che si rende con zero sag, quindi certo, quello è importante. Dietro e più che altro sono partito dalle indicazioni sulla forcella, però Specialized ci ha detto di restare un po' più bassi, circa 15 PSI in meno, quindi mi diceva 90-95 PSI, adesso siamo 80 PSI. Poi dietro ho ottenuto il Brain Fade, vediamo qua con il nuovo Brain. Sì. Anche qui ha un click dal tutto chiuso, sempre per lo stesso motivo, perché mi piace la sospensione che comunque rimanga ferma, cioè quando mi alzo sui pedali voglio la sospensione ferma. Certo. Rispetto al precedente, un grosso vantaggio di questo Brain è che è molto più fluido, quindi blocca sì, ma poi quando apre si avverte molto meno lo scatto, certo, dell'apertura. Quindi quello, cioè in realtà è sempre aperto, si sente lo scatto tra il più o meno chiuso, okay, diciamo. E vedo che stai anche utilizzando bene l'escursione. Sì, anche in questo caso ero partito più alto, però era un po' troppo per me come pressione, mi sono tenuto un po' più basso. Adesso sono circa intorno ai 130 PSI, devo dire che lavora molto meglio, più fluida. E diciamo che questo è un buon setup di partenza, ecco, rispetto, okay, al passato, come dicevo, è molto più fluido, si avverte soltanto in salita qualche punto un po' lo scattino, però comunque è un compromesso che in parte bisogna accettare se certo, sceglie il Brain. Certo. Allora parliamo un po' di questa Giant con sospensioni a controllo elettronico. Scusa Simone, il, sì, Live Volve, ovvero quello, sì, che tu stai dicendo, non è una novità di quest'anno, c'era già lo scorso anno. No, assolutamente no, però siamo riusciti a testarla grazie a Giant, che ci ha messo a disposizione questa Anthem allestita, esatto, con queste sospensioni. Esatto. Allora, non voglio cominciare subito col dirvi come vanno, magari lo vediamo più tardi, ma voglio parlarvi un po' del mio settaggio, di come ho settato le sospensioni. 90 PSI per quanto riguarda la forcella, 175 invece per quanto riguarda l'ammortizzatore, quindi un setup piuttosto sostenuto. A me piace insomma avere una bici che galleggia abbastanza. Qui invece abbiamo la centralina che comanda tutto quanto il sistema, con 5 differenti modalità per, okay, registrare appunto l'invasività del sistema. Io per ora sto usando livello 2, quindi un livello che lascia abbastanza morbida, abbastanza aperte le sospensioni. Infatti in salita non ha proprio quel bloccaggio così forte, un pochino rimane sempre un po' di gioco. Per ora ho questo settaggio, più tardi magari proviamo a farla più bloccata, meno bloccata, e sperimentiamo un pochino. Stanno lavorando bene le sospensioni? Sì, il giusto, direi anche in maniera parallela, quindi esatto. Per ora ottimo feeling, ma andiamo avanti. Senti Simone, solo una cosa, sì, forse è caso di dirlo, c'è praticamente un accelerometro collocato? Sì, assolutamente. Esattamente dove è messo anche quello del Brain di Specialized, sei proprio lì sulla... Allora, la particolarità di questa bici è che invece di avere un sensore direttamente sulle sospensioni, ha due accelerometri, uno posteriore, eccolo qui, lo vediamo sul carro, e un anteriore situato qui sull'archetto della forcella. Quindi questo sistema, invece che analizzare direttamente il comportamento delle sospensioni, analizza il comportamento della bici, che a mio parere è un sistema per niente malvagio, anzi, addirittura se stiamo effettuando un salto, l'accelerometro capisce che sotto le ruote non c'è più nulla e quindi in automatico apre le sospensioni per darci un atterraggio molto morbido. Certo. Ripeto, per ora ho un ottimo feeling con la bici, ma continuiamo e ci vediamo più tardi. Va bene, adesso si prosegue sulla discesa, andiamo.
soprattutto. Adesso ci cambiamo e poi facciamo le conclusioni. Arrigato. Daniele, Simone, dopo esserci rifocillati, ci siamo anche un po' riscaldati grazie a questo sole. Allora, oggi abbiamo fatto un'uscita tipo quelle che si facevano una volta, quando le full erano più o meno da 100 mm, non ancora neanche esistevano. Non erano ben definite. Non erano ancora ben definite. Oggi invece queste biciclette qui, per il posto dove siamo stati noi, sono quasi fuori luogo per certi aspetti. Esatto. Siete riusciti comunque a metterle alla frusta. Allora, Daniele, questa è, diciamo, la novità principale. Come ti sei trovato su sentieri single track molto difficili? Allora, diciamo che, come abbiamo detto più volte, le potenzialità di queste full, benché da soli 100 mm, sono veramente elevate. Basta un po' di guida, insomma, di manico, e si portano comunque ovviamente a velocità più basse e in alcuni punti al limite veramente. Ma neanche tanto più basse però, No, neanche tanto, esatto. Però magari ovviamente le gomme, le ruote sono un po' più fragiline, quindi bisogna stare molto molto attenti, diciamo che bisogna guidare in modo più pulito, ecco. Sì. Questo sicuramente, e ovviamente anche la sospensione intelligente è più un sistema indicato per il cross country e marathon, quindi certo. Diciamo che anche questa l'abbiamo portata un po' al limite, ecco. Però sì, devo dire che si esatto. È comportata molto meglio, diciamo, di come si possa pensare. Se non si è mai provato questo sistema, magari si può pensare sì, però magari in alcuni punti. Invece devo dire che soprattutto questo nuovo Brain è molto più fluido come funzionamento. E salita e discesa com'è andata, Daniele? Allora, in salita si avverte un po' l'apertura del sistema, un stonk, molto meno rispetto al sistema precedente, visto che è stato migliorato, è stato reso tutto più fluido, però un pochino devo dire che si avverte. Ho provato a fare varie modifiche, però sostanzialmente un pochino si avverte. Nulla di super fastidioso, però un pochino si avverte. In discesa no, in discesa proprio non si avverte su questo nuovo modello di avere il Brain, e questo secondo me è un grosso vantaggio, perché se magari c'era una pecca precedente era quel avvertire in discesa, sì, quello on off, e quindi non era proprio il massimo, perché in discesa la bici deve copiare, certo, deve copiare certo. Tutto deve essere pronta, e questa nuova Epic è molto più pronta in discesa, è veramente eccezionale anche per le geometrie e tutto, però parlando proprio delle sospensioni è più fluida sostanzialmente, quindi basta capire un attimo la regolazione e è molto più intuitiva e più simile a una full tradizionale, ecco, senza certo. Brain. Allora, va detto una cosa, che esiste anche la versione Evo della Epic, che probabilmente sarebbe stata quella più indicata per quello che abbiamo fatto oggi. Però, siccome c'era anche questa che abbiamo voluto mettere a confronto, ovvero un'altra versione cross country pura, per forza di cose Daniele ha utilizzato la Epic, quella classica. Simone mi ha detto più volte durante l'uscita che questo sistema, l'Evolve di Fox, è qualcosa che lo ha sorpreso e gli è piaciuto davvero tanto, soprattutto sì. Perché... è super fluido. Super fluido, diciamo che è un altro sistema, chiamiamolo intelligente, come quello dell'Epic, ma alimentato appunto da una batteria, quindi un sistema elettronico. Sistema elettronico che ha una rapidità di lettura del comportamento della bici davvero eccezionale. Snocciolo qualche dato, giusto così per curiosità: ogni 3 millisecondi il sistema è in grado di intervenire su ammortizzatore e forcella. Quindi capite bene che ha veramente un comportamento molto molto fluido, quasi non si avverte l'intervento appunto dell'elettronica sulle sospensioni. Come diceva Daniele prima, mi riaggancio un po' al suo discorso, in salita qualche piccolo apri e chiudi appunto si avverte, ma non è assolutamente una cosa fastidiosa, continua a copiare il terreno in maniera perfetta. Anche sui sali e scendi diventa, Simone, un tappeto volante, veramente è eccezionale. In discesa, dove in realtà avevo qualche piccolo pregiudizio, soprattutto magari nel copiare le piccole asperità, dove insomma c'è bisogno di sensibilità, lì mi ha davvero sorpreso. Soprattutto oggi, perché magari ha fatto due gocce d'acqua, quindi il terreno era un po' insidioso, soprattutto con queste gomme abbastanza lisce, abbastanza da cross country, molto scorrevole, certo. Pensavo insomma la bici non si sarebbe comportata benissimo, e invece mi ha sorpreso, perché anche sulla radice bagnata, sulla roccetta viscida, comunque la sospensione era in grado di aprire immediatamente il sistema e quindi copiare alla perfezione ogni asperità. Io sinceramente lo promuovo a pieno. C'è da dire che io ho utilizzato l'impostazione 2, che comunque è un'impostazione 2 su 5, quindi un'impostazione abbastanza aperta, perché
perché questi sistemi, a mio avviso, se hanno una pecca è l'impossibilità o quasi di pompare la bici. Quindi se mi trovo davanti a un ostacolo e voglio fare un classico bunny hop, cerco di precaricare prima le sospensioni per poi avere quella risposta elastica, certo. Mentre con questi sistemi, diciamo, la cosa diventa un po' più difficile, meno intuitiva. Invece impostandolo così, su una posizione abbastanza aperta, riesco comunque a guidare la bici pompandola, caricando un po' le sospensioni. È un qualcosa di... Voglio fare la stessa domanda a Daniele. Daniele, bunny hop con il Brain, come ti trovi? Allora, diciamo che è possibile farli ovviamente in modo un po' diverso. Perché non riesce, quando tu la comprimi, sì, ha meno reazione, soprattutto dietro, perché davanti, avendo quel piccolo gioco, un pochino ti consente di pomparla, un pochino, non tanto. Però devo dire che bisogna vedere anche uno come guida, lo certo, stile di guida, esatto. Perché lui, magari Simone, che viene più dal gravity, quindi dall'enduro, ha una guida più così, certo, più attiva, più... Chi fa cross country di solito è raro che gioca in questo modo con la bici, no? Comunque certo, può capitare, però. Quindi in linea di massimo questo sistema, essendo fatto per il cross country e marathon, a volte nemmeno si avverte questa necessità. Non a caso la versione Evo non ha il Brain, sì, quindi esatto, è un po' più giocosa. Esatto. La cosa invece, secondo me, molto bella di questo sistema è che è possibile appunto regolarlo da una posizione 1 a una posizione 5 in base proprio allo stile di guida. Quindi se sono magari un cross countryista puro che punto solamente alla prestazione, alla gara, allora magari lo imposto su una posizione 5 che mi permette di avere una bici parecchio rigida, parecchio certo, reattiva, certo, appunto per fare la prestazione. Se invece magari prendo la giornata come oggi in montagna e voglio divertirmi, allora magari la lascio un pochino più concedevole. C'è un'altra cosa da dire che riguarda il peso e, diciamo, sì, anche l'impatto estetico che sì, c'è, perché sulla Brain, sul sistema Brain, come potete vedere, non ci sono figli che sono al di là del cavo dei freni e questo tubo qua. Esatto, cioè è tutto estremamente pulito. In questa in modo particolare, perché fra l'altro c'è anche il cambio access, quindi non abbiamo quello senza fili, sul manubrio, sì, sono proprio spariti i cavi praticamente. Mentre se andiamo invece sulla Giant Anthem, sì, esatto, qui se vogliamo trovare un po' una pecca è l'ingombro dato dai vari connettori, sì, dai vari cavi, esatto, questo sistema, quindi vari cavi, la centralina, i vari sensori su ammortizzatore e forcella, porta un aggravio di peso di 150 grammi, però dobbiamo anche considerare che poi vengono eliminati i vari fili e guani di eventuali bloccaggi, sì, sì, quindi grosso modo forse vogliamo dire che aggravi una cinquantina di grammi, sì, non di fondamentalmente più. Diciamo l'impatto negativo ce l'hai è non più tanto visivo sul peso quanto esatto, sull'estetica è sulla più visivo pulizia, che è funzionale, però c'è da dire che la velocità del cavo forse è migliore, la velocità e la costanza di prestazione forse. Esatto, diciamo che Fox è stato scelto per quel motivo. Ha evitato di fare un sistema magari wireless perché ci sarebbe stato qualche problema di connessione dei vari componenti. Va detto anche un'altra cosa, che probabilmente in una seconda fase il Live Volvo potrebbe diventare qualcosa che si integri anche meglio all'interno delle biciclette, sì, quindi delai. Dovrebbero nascere dei telai predisposti per... Ci sono dei telai già predisposti, esatto, per il montaggio appunto del Live Volvo. Quindi cioè, questa Live Volvo potrebbe prendere anche degli sviluppi in futuro che secondo me sono molto interessanti. È chiara una cosa però, che ne si parlava prima, che la bicicletta sta diventando qualcosa che non è più prendi e vai. Adesso devi pensare, carica la batteria del cambio, carica la batteria del Live Valve, carica la batteria del misuratore di potenza. Insomma, diciamo che spariscono i pensieri durante la pedalata, ma aumentano quelli prima e dopo. Diciamo il fatto che però tu abbia tutte queste, sì, accortezze. Esatto, perché... esatto, dipende un po' anche dalle necessità e dai gusti personali, perché ho fatto l'esempio proprio prima mentre pedalavamo. Se una persona ha una sola bici, deve pensare solo a quella e insomma ha la possibilità di gestire la passione insomma con calma, non ci sono problemi. Magari già si va tutto il giorno di fretta, tutta, sì, è un po', diciamo, complesso, diciamo, è la bici una cosa semplice che magari si rischia di complicarsi un po', ecco, questo bisogna ammettere, sì. Però sicuramente la tecnologia dà quella marcia in più alcune volte sulla godibilità del mezzo, ecco. Diciamo che bisogna mettere sul piatto, sì, della bilancia tutti i parametri, pro e contro, e riuscire a capire bene se ne vale la pena oppure no. Di sicuro è un sistema che è interessante, sì, molto, perché gli automatismi, soprattutto in questo periodo dove tutto diventa automatico, tutto, c'è qualcuno che pensa per noi, diciamo, che si occupa di fare qualcosa per noi, è un po' la tendenza tecnologica che la vediamo con le app, la vediamo in tantissimi altri ambiti e anche sulla bicicletta.
Va bene, ragazzi, grazie allora di questa esperienza. È stata una cosa un po' diversa dal solito. Faticosa. Faticosa, sì. Prossima volta è elettrica. Esattamente. E detto da Daniele. Siamo riusciti, dai. Va bene, grazie mille di averci seguito. E iscrivetevi al nostro canale, perché sennò Simone si arrabbia. Vedete che faccia che fa. E ci vediamo alla prossima. Grazie. Ciao, alla prossima. Ragazzi. Ciao a tutti. Ciao.